Grazie Presidente, colleghi. Una domenica bestiale, ecco, iniziamo così con una serie di interventi che non finiscono mai, in cui si dice tutto, il contrario di tutto, il nulla, divagazioni che nulla hanno a che vedere con questo articolo. Il Movimento 5 Stelle ha fatto una riflessione, è chiaro che in quest'ultima mezz'ora abbiamo cercato un attimino di sentire il polso dell'Aula mentre nel frattempo da questo scranno si faceva comizi a destra e manca, si è sempre in perenne campagna elettorale. Noi, la nostra riflessione è questa: in 3 anni abbondanti questo governo aveva tutto il tempo di fare delle cose ovvie quanto semplici. Ovvie quanto semplici, quanto dimostrato fin dalla fase del dibattimento in commissione bilancio, che siamo ben lontani e che l'intenzione rimarrà intenzione evidentemente da chi può e deve, avendo assunto l'impegno e l'onere di governare. Facendo la fotografia di quello che è successo, abbiamo avuto 4 assessori all'agricoltura, 4 o 5 assessori al territorio ambiente. E nel giochetto delle poltrone si sono bruciati 3 anni, con il risultato che ancora ad oggi, ed è stato anche detto nella fase dibattimentale, non ci sono i numeri esatti. Per cui questa leggenda che tanto alimenta il gossip televisivo domenicale e che umilia non solo il governo che dovrebbe correre ai ripari, ma tutta l'assemblea regionale e, cosa ancora più grave, la regione, i siciliani, nessuno dà delle risposte, non ci sono i numeri certi o qualcuno non li vuole fare uscire. Di certo non possiamo essere noi a saperlo, perché siamo totalmente esclusi da queste dinamiche. E l'unica cosa che chiediamo, se si può inserire nell'articolo, è quello che si diano tempi certi alla riforma, certi ma anche congrui, perché parliamoci chiaro, 90 giorni ci sembra davvero impossibile, visto che in 3 anni non si è fatto il lavoro che si possa riuscire a farlo. Quindi magari mettendo 120 giorni con la buona volontà, e ci sarà assolutamente anche da parte nostra, si potrà fare la riforma, che al primo comma dice nelle more della riforma, e che queste more della riforma a volte durano anche 15 anni. Quindi attenzione, si prenda l'impegno, lo si faccia, da parte nostra c'è tutta la buona volontà, non mi voglio ripetere: valorizzazione del territorio, contrasto al dissesto idrogeologico, prevenzione degli incendi. Signori, un paio di anni fa, durante la finanziaria, affacciandosi da qui c'erano montagne in fiamme, i cittadini di Palermo e di tutta la Sicilia che fuggivano dalle zone di villeggiatura perché la Sicilia prendeva fuoco, ma non soltanto il fuoco dal punto di vista fisico, un fuoco che deve bruciare, che è quello di una mancata riforma, e probabilmente molti di quegli incendi sono stati causati proprio da questo. Quindi se c'è la volontà di inserire una tempistica, noi siamo a favore; se c'è qualche subemendamento di qualcuno, lo appoggiamo, oppure lo possiamo anche scrivere noi. Grazie.